Celebriamo anche in questo terzo venerdì di Quaresima la celebrazione della Via Crucis. Ci mettiamo in preghiera, in famiglia o dal punto di vista personale, per partecipare con l'atteggiamento della fede a questo bel momento comunitario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Vangelo secondo Marco. Pilato sapeva che i sommi sacerdoti gli avevano consegnato Gesù per invidia, ma i sommi sacerdoti sobillarono la folla perché egli rilasciasse loro piuttosto Barabba. Pilato replicò: che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei Giudei? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiggilo. Ma Pilato diceva loro: che male ha fatto? Allora essi gridarono più forte: crocifiggilo. E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Ripetiamo insieme: Signore, aiutaci a proteggere la vita. Signore, aiutaci a proteggere la vita. Quando le donne risultano infertili e vogliono abortire. Signore, aiutaci a proteggere la vita. Quando succedono i bambini perché sono privati del necessario. Signore, aiutaci a proteggere la vita. Quando ci vediamo le necessità di chi è accusato ingiustamente. Signore, aiutaci a proteggere la vita. Quando non si assistono i malati, i moribondi e gli anziani. Signore, aiutaci a proteggere la vita. Quando siamo indifferenti verso i nostri fratelli. Signore, aiutaci a proteggere la vita. Quando offendiamo la dignità di chi non è come noi. Signore, aiutaci a proteggere la vita. Preghiamo. Signore, tu innocente, noi rei e peccatori, tu in croce e noi liberi di continuare a fare il male e a rincorrere verità e giustizia per tutti noi, incapaci di uscire dal buio e dalle tenebre dell'errore, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Seconda stazione. Gesù è caricato nella croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè del pretorio, e convocarono tutta la corte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: salve, re dei Giudei, e gli percotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui. Dopo averlo scandito, lo spogliarono dalla porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Preghiamo insieme e diciamo: Signore, donaci forza e coraggio. Signore, donaci forza e coraggio. Nelle sofferenze e nelle pene quotidiane. Signore, donaci forza e coraggio. Nelle delusioni della vita e nei tradimenti subiti. Signore, donaci forza e coraggio. Nella mancanza del necessario per vivere dignitosamente. Signore, donaci forza e coraggio. Nelle difficili relazioni umane e sociali. Signore, donaci forza e coraggio. Nelle problematiche ecclesiali. Signore, donaci forza e coraggio. Nelle lotte politiche ed economiche. Signore,
Preghiamo. Donaci la forza di sapere accettare le nostre croci e guardare con grande rispetto ed attenzione alle croci dei nostri fratelli, che molto frequentemente sono più dure e pesanti delle nostre. Per Cristo nostro Signore. Amen. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Egli è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Preghiamo insieme, diciamo, convertici, o Signore. Convertici, o Signore. Quando il nostro cuore si impunisce per mancanza di amore. Convertici, o Signore. Quando siamo freddi, distaccati dai problemi degli altri. Convertici, o Signore. Quando giudichiamo e condanniamo facilmente gli altri. Convertici, o Signore. Quando non accogliamo chi è il peccato nella debolezza umana. Convertici, o Signore. Quando ci rifiutiamo di spalancare le braccia e di aprire le sofferenze e le debolezze dei nostri fratelli. Convertici, o Signore. Preghiamo. Gesù, donaci la grazia di non peccare più e di pentirci dal profondo del nostro cuore, dei nostri piccoli e grandi errori, ripetuti senza la minima consapevolezza che ogni peccato da noi commesso è un'offesa a te, a noi stessi e alla Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Quarta stazione. Gesù incontra la sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Simone parlò a Maria sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele. Segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche te una spada trafiggerà l'anima. Sua madre osservava tutte queste cose nel suo cuore. Preghiamo insieme, diciamo, sii nostro rifugio, Signore. Sii nostro rifugio, Signore. Nella vita familiare, dove non regna più la pace e l'armonia. Sii nostro rifugio, Signore. Nelle famiglie, dove non si prega e si alzano le mani al cielo. Sii nostro rifugio, Signore. Nelle situazioni di violenza contro le donne e i bambini. Sii nostro rifugio, oh Signore. Nelle difficoltà dei genitori, anziani e ammalati. Sii nostro rifugio, oh Signore. Nella mancanza di tranquillità economica e sociale. Sii nostro rifugio, Signore. Preghiamo. Gesù, nell'incontro con Maria lungo la via del Calvario, ci aiuti a comprendere quanto sia importante camminare insieme, nell'unità della famiglia naturale, nella famiglia ecclesiale, sulle strade della vita, non sempre facile da percorrere, soprattutto se sono in salita e hanno una meta ben precisa, quella della risurrezione e della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Quinta stazione. Gesù è aiutato a portare la croce dal Cireneo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. Allora costrinse un tale che passava un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Preghiamo insieme.
diciamo: sei tu la nostra speranza, Signore. Sei tu la nostra speranza, Signore. Nelle lotte tra le nazioni e i potenti di questa terra. Sei tu la nostra speranza, Signore. Nei conflitti sociali a livello globale. Sei tu la nostra speranza, Signore. Nella mancanza di attenzione verso i poveri e bisognosi. Sei tu la nostra speranza, Signore. Nella privazione della libertà e dei diritti fondamentali della persona. Sei tu la nostra speranza, Signore. Nelle situazioni di discriminazione razziale e culturale. Sei tu la nostra speranza, Signore. Preghiamo. Gesù, lungo la via del Calvario, hai incontrato una persona che ti ha aiutato, forse contro la sua stessa volontà, a portare per un tratto la tua croce. Donaci la forza di prendere sulle nostre spalle le croci di quanti sono nelle molteplici situazioni di dolore di questo nostro mondo. Vogliamo essere anche noi, per tutto il tempo necessario, a sollevare le sofferenze degli altri. I cirenei del XXI secolo, che con Cristo salvano il Calvario di questa umanità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sesta stazione. Gesù è asciugato il volto dalla Veronica. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal libro del profeta Isaia. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere. Disprezzato e lieto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Preghiamo insieme e diciamo: liberaci, Signore. Liberaci, Signore, da quanti uccidono ogni giorno donne, bambini e innocenti. Liberaci, o Signore, da quanti ogni parte del mondo violentano le donne in tanti modi. Liberaci, o Signore, da quanti calunniano e infamano i fratelli per vili interessi. Liberaci, o Signore, da quanti sfruttano gli altri senza riconoscere loro ciò che spetta per diritto e per giustizia sociale. Liberaci, Signore, da quanti alzano le mani e usano la mente e il cuore per alimentare l'odio. Liberaci, Signore, da quanti hanno rovinato i creati e la natura con le loro azioni immorali. Liberaci, Signore. Preghiamo. Grazie Gesù che ci dai l'opportunità, mentre vai al Calvario, di apprezzare il gesto di questa straordinaria donna coraggiosa che va incontro a te per donarti un temporaneo sollievo e per pulire il tuo volto e i tuoi occhi, perché tu veda meglio le debolezze e le cattiverie del genere umano e sappia apprezzare l'operato di quanti, in tuo nome, si fanno Veroniche lungo la strada, tortuose di questo mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Settima stazione. Gesù cade la seconda volta sotto la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro delle Lamentazioni. Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri, mi ha spezzato con la sabbia i denti, mi ha steso nella polvere. Diciamo insieme: Signore, allontana da noi ogni tentazione. Signore, allontana da noi ogni tentazione. Quando si sviluppa in noi da sé il potere e il successo. Signore, allontana da noi ogni tentazione. Quando cresce la bramosia del denaro. Signore,
Signore, allontana da noi ogni tentazione. Quando siamo presi dall'ossessione del piacere e del benessere. Signore, allontana da noi ogni tentazione. Quando ci mettiamo alla ricerca spasmodica di ogni gratificazione umana. Signore, allontana da noi ogni tentazione. Quando ci autoesaltiamo senza considerare la pochezza del nostro cuore e della nostra vita. Signore, allontana da noi ogni tentazione. Preghiamo. Signore, converti il nostro cuore all'amore. Facci comprendere che vivere nella tua santa grazia, lontani da ogni caduta di ordine morale e spirituale, ci aiuta nel cammino della santità, il cui centro è la nostra Pasqua. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ottava stazione. Gesù incontra le pie donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e ai colli copriteci, perché si trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco. Diciamo insieme: Signore, dacci una mano. Signore, dacci una mano. Quando i figli non seguono più i sani insegnamenti dei genitori. Signore, dacci una mano. Quando i giovani non sentono più il bisogno di pregare, partecipare alla messa e vivere in comunione con la Chiesa. Signore, dacci una mano. Quando per la mancanza del necessario ci si rivolta contro Dio e contro il cielo. Signore, dacci una mano. Quando le nuove generazioni si allontanano da Dio e corrono dietro a falsi dei. Signore, dacci una mano. Quando nella solitudine e nella malattia non sappiamo ritrovare la strada della speranza e del futuro. Signore, dacci una mano. Preghiamo. Signore, dona conforto e speranza a tutte le madri di questa valle di lacrime, nella quale è più frequente l'esperienza della sofferenza e meno quella della gioia. Sii vicino alle madri che sperano in un mondo migliore per i loro giovani figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Libro delle Lamentazioni. È bene per l'uomo portare il giogo fin dalla giovinezza. Sieda costui solitario e resti in silenzio, perché egli glielo ha imposto. Cacci nella polvere la bocca. Forse c'è ancora speranza. Porga a chi lo percuote la sua guancia. Si sazi di umiliazione. Poiché il Signore non rigetta mai, ma se affligge avrà anche pietà, secondo la sua grande misericordia. Diciamo insieme: dacci, Signore, la forza di rialzarci dalle nostre cadute morali. Dacci, Signore, la forza di rialzarci dalle nostre cadute morali e spirituali. Quando la nostra fede è superficiale e immatura. Dacci, Signore, la forza di rialzarci dalle nostre cadute morali e spirituali. Quando non sentiamo nel cuore la tua voce. Dacci, Signore, la forza di rialzarci dalle nostre cadute morali e spirituali. Quando non amiamo più il tuo stesso cuore. Dacci, Signore, la forza di rialzarci dalle nostre cadute morali e spirituali.
quando spegniamo il barlume di speranza in noi e negli altri. Dacci, Signore, la forza di rialzarci dalle nostre cadute morali e spirituali. Quando la tua parola ci scivola addosso e non diamo frutti spirituali. Dacci, Signore, la forza di rialzarci dalle nostre cadute morali e spirituali. Quando facciamo prevalere l'orgoglio e superbia di ogni genere. Dacci, Signore, la forza di rialzarci dalle nostre cadute morali e spirituali. Preghiamo. Donaci, o Gesù, la forza di combattere i dubbi che attanagliano la nostra mente e non ci fanno credere fermamente in Te. Aumenta la nostra fede con la forza della preghiera e dell'ascolto di Te, che sei la parola di Dio vivente, per Cristo nostro Signore. Amen. Decima stazione, Gesù è spogliato delle sue vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. I soldati si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. Preghiamo il Signore e diciamo: donaci, Signore, un totale distacco dalle cose della terra. Donaci, Signore, un totale distacco dalle cose della terra. Quando coltiviamo soltanto i nostri interessi terreni. Donaci, Signore, un totale distacco dalle cose della terra. Quando falsifichiamo le cose per ricavarne un tronco e un guadagno disonesto. Donaci, Signore, un totale distacco dalle cose della terra. Quando non facciamo opere di bene, a vari come siamo in tutte le circostanze. Donaci, Signore, un totale distacco dalle cose della terra. Quando non trattiamo in modo giusto persone che hanno diritto ad avere il nostro aiuto. Donaci, Signore, un totale distacco dalla terra. Quando accumuliamo soldi, case, terreni ed oggetti, chiudendoci nel nostro lutticello del benessere. Donaci, Signore, un totale distacco dalle cose della terra. Quando non disponiamo saggiamente dei nostri beni per fare del bene a chi ne ha davvero bisogno di un'urgenza. Donaci, Signore, un totale distacco dalle cose della terra. Preghiamo. Signore, fa che nulla anteponiamo al tuo amore e alla tua amicizia. I beni della terra non ci distraggano dal possesso pieno e duraturo dei beni del cielo, quelli che ci danno la vera gioia e felicità autentica. Per Cristo nostro Signore. Amen. Undicesima stazione, Gesù inchiodato sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Era le 9 del mattino, quando lo crocifissero, e l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. Diciamo insieme: donaci, Signore, la santa rassegnazione. Donaci, Signore, la santa rassegnazione. Di fronte alle offese ricevute per la fede. Donaci, Signore, la santa rassegnazione. Di fronte alle persecuzioni affrontate per le nostre convinzioni spirituali. Donaci, Signore, la santa rassegnazione. Di fronte ai carnefici di ieri e di oggi. Donaci, Signore, la santa rassegnazione. Di fronte al martirio silenzioso di tanti nostri fratelli della fede. Donaci, Signore, la santa rassegnazione. Di fronte alle dure privazioni della malattia e dell'abbandono. Donaci, Signore, la santa rassegnazione. Preghiamo. Signore, dall'alto della croce, volge il tuo sguardo misericordioso sulle sofferenze di quanti sono costretti all'immobilismo totale a causa di malattie rare, non ben curate o ereditate, o che sono rimasti inabili in incidenti di ogni genere. Dona a tutti Gesù il conforto della loro invalidità fisica e mentale. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Dodicesima stazione, Gesù muore in croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. Venuto mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte, Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed egli dando un forte grido spirò. Allora il centurione che gli stava di fronte, visto lo spirare in quel modo, disse, veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Diciamo insieme, perdona Signore i nostri errori. Perdona Signore i nostri errori. Per la tua morte in croce. Perdona Signore i nostri errori. Per il tuo infinito amore. Perdona Signore i nostri errori. Per la tua gloriosa risurrezione. Perdona Signore i nostri errori. Per l'intercessione della tua madre adorata. Perdona Signore i nostri errori. Per la bontà di quanti ti hanno seguito sulla via del Calvario. Perdona, Signore, i nostri errori. Per la generosità di quanti un giorno si donano agli altri, nell'amore senza calcoli e senza umani interessi. Perdona, Signore, i nostri errori. Preghiamo. O Gesù, volgo il mio povero sguardo a te che sei morto in croce, divenuta con te il segno più evidente di un amore immenso e condiviso. Fa che dall'albero della croce sorgano tempi di vita e risurrezione per tutti gli uomini di questo mondo, in cui la croce non continui ad essere simbolo di morte e di violenza a causa di un cuore senza amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Tredicesima stazione, Gesù deposto della croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Sopraggiunta ormai la sera, Gesù, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, comprato il lenzuolo, calò il corpo di Gesù giù dalla croce. Diciamo insieme, Madre Santissima, conforta i tuoi figli. Madre Santissima, conforta i tuoi figli. Nella morte improvvisa di giovani vite. Madre Santissima, conforta i tuoi figli. Nelle tragedie e catastrofi naturali. Madre Santissima, conforta i tuoi figli. Nella diffusione dei virus infettivi del corpo e dello spirito. Madre Santissima, conforta i tuoi figli. Nella falsificazione della verità e manipolazione dei fatti. Madre Santissima, conforta i tuoi figli. Nelle ingiustizie subite nella società e nella comunità cristiana. Madre Santissima, conforta i tuoi figli. Nella perdita delle persone care, del lavoro e di legittime aspirazioni. Madre Santissima, conforta i tuoi figli. Preghiamo. O Gesù, tra le braccia e sulle ginocchia della tua amatissima madre, sei l'immagine della pietà che genera amore e conforto. Nonostante la conclusione cruenta del tuo tempo cronologico tra di noi, dal grembo di Maria Santissima fa sorgere soprattutto oggi un'umanità capace di andare oltre il tempo, la morte e il dolore, per aprirsi alla certezza dell'eternità, della vita oltre la vita, della gioia oltre i confini del soffrire. Per Cristo nostro Signore. Amen. Quattordicesima stazione, Gesù è deposto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Giuseppe d'Arimatea ha avvolto il corpo di Gesù nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia, poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Intanto Maria di Magdala e Maria, madre di Giosef, stavano ad osservare dove veniva deposto. Ripetiamo insieme, credo. Credo. Signore, io credo che tu sei il nostro unico Redentore.
credo. Signore, credo che dopo la morte arriverà la nostra risurrezione. Credo. Signore, credo che noi vivremo in eterno con te. Credo. Signore, io credo che tu sei il nostro creatore. Credo. Signore, io credo che tu ci ami e ci perdoni anche nelle nostre debolezze. Credo. Signore, credo che tu non ci abbandoni e non ci lasci soli. Credo. Signore, io credo che tu sei la via, la risurrezione e la vita. Credo. Signore, io credo nel paradiso, nel purgatorio e nell'inferno. Credo. Signore, io credo che tu, con il nostro aiuto, ci salverai per l'eternità. Credo. Ed ora leviamo al Padre la preghiera che lui ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione della Beata sempre Vergine Maria e di tutti i santi, vi benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.